Vanno avanti a ritmo serrato le indagini sull'incendio che nella notte di sabato scorso ha distrutto la casa e la vita della famiglia Corasoniti, di Vitaliano e Rita e dei loro 5 figli. La procura di Catanzaro vuole fare in fretta, vuole vederci chiaro e dopo aver aperto un fascicolo per omicidio e disastro colposo contro ignoti, ha predisposto l'autopsia sui corpi di Saverio, 22 anni, Aldo Pio di 16 e Mattia di 12, i 3 figli divorati dalle fiamme e dal fumo. Sono aperte tutte le ipotesi. Un tragico incidente, un cortocircuito, la più accreditata al momento perché l'esplosione è avvenuta all'interno della casa. Nuovi sopralluoghi nelle prossime ore di consulenti tecnici e specialisti del nucleo antincendio per chiarire le cause del rogo dopo che i carabinieri hanno escluso sia stata una fuga di gas a ridurre in cenere la casa in 15 minuti. Ma c'è anche il sospetto che possa essersi trattato di una vendetta, che quell'alloggio popolare potesse far gola a qualcuno. Da tempo Vitaliano si batteva contro l'occupazione abusiva delle case, da quando 6 anni fa i ignoti erano entrati in quella dove la famiglia abitava all'epoca, distruggendola con atti vandali, tingendo i muri di rosa nel tentativo di occuparla. Tanto che nella casa nuova, la casa della tragedia, ottenuta dopo una lunga battaglia, aveva fatto installare una porta blindata. Una porta blindata che non ha protetto la sua famiglia da un destino terribile. Le fiamme li sorprendono nel sonno, le urla disperate, 3 ragazzi morti, altri 2 ricoverati in gravi condizioni come i genitori, ustioni, intossicazioni da fumo. Rita, la mamma, lotta tra la vita e la morte, aveva protetto la figlia Zaira Mara di 10 anni col suo corpo in un abbraccio, riuscendo a metterla in salvo sul balcone prima di essere avvolta dalle fiamme. Intubato in rianimazione, ricoverato nello stesso ospedale con il figlio Antonello Vitaliano. È stato per lui, per suo padre, l'ultimo pensiero di Saverio, il figlio autistico. Questa è la sua voce, è lui che grida disperato prima di morire. Non vi allontanate, mio padre sta per cadere, mentre Vitaliano è appeso in bilico sulla ringhiera del balcone.